Ciao a tutti ragazzi, bentornati e prontissimi per pedalare 50 minuti a tutto gas. Anche oggi andremo a fare appunto 50 minuti belli sostenuti, belli intensi. Abbiamo due salite da affrontare, non c'è nulla di particolare, dovete semplicemente seguire. Spero che abbiate il cardio con voi in modo da riuscire anche a seguire con la frequenza cardiaca nelle zone che vi propongo, altrimenti chi non ce l'ha vada a sensazione, purché rispetto, diciamo, alle frequenze che vedete sul monitor, riusciate a tenere un'intensità simile. È molto semplice, è tutto qua. La posso già spiegare in due parole anche in inglese, possiamo iniziare a pedalare. So the lesson of today is really very, very easy. To explain, we will make a 50 minutes workout and we will have two mountains. Nothing special, you have only to follow and try to also to follow the heart rate level with your heart rate monitor. If you don't have it, try to work with your sensations and stay at the same level of the heart rate shown on the display. Ok, very easy, we can start. Possiamo partire. Benissimo, siamo partiti. Sapete che io mi devo sistemare sulla bike. Abbiamo un'intro tranquilla. Andremo a progredire da 90 a 95 pedalate. Cominciate pure a far girare le gambe senza ritmo. Start to move your legs. We will start at 90 RPM and rise till 95. Mettiamo quello sfioro di resistenza sul volano che ci permette di controllare il movimento. A very light tension. Hands position 1. Aspetto che entra il ritmo. Ve lo dico io, sono 90 pedalate al minuto. Non si salta mai il riscaldamento, è veramente la prima cosa, la cosa più importante. Un buon riscaldamento ci porta poi ad un buon lavoro, durante il workout. Altrimenti, se il motore non si scalda, la prestazione non è la stessa. Very, very important to warm up the legs to have the right heart rate level before starting to work. Tanto prendi il ritmo che piano piano aumenta da 90 a 95 pedalate. Lo tengo ancora un minuto. Il primo obiettivo è il 60% della frequenza cardiaca. Gradualmente, piano piano, cominciamo ad attivarci. The first goal is always the same. 60% of your maximum heart rate. Piano piano, proprio solo attivazione muscolare. 1 minute and a half, very easy. Io oggi sono partita dalla cantina e devo arrivare al tetto con il cuore. Dai, 30 secondi cominciamo a dare un primo input, le mani
Mani passano in posizione 2, hands position 2 and close again. Piccolo incremento. Adesso con qualche jump in 8 tempi portiamo il cuore un pochino più su. Jumping in 8 beats. 3, 2, 1, salgo. Scendo. Salgo. Scendo. Su. Giù. Ancora. Scendo, resto qua, stop. Ci siamo arrivati, tienilo lì. Keep your 60%. If you need it, close a little bit. Se serve chiudo il cuore, eh? Perché adesso in sella il cuore tende a scendere ancora. Tanto piano piano siamo già arrivati a 93 pedalate, 93 RPM now. Mi siedo. Resta.
sveglia, eh? Abbassala. Dai, un minuto. Scendo tra il 65 e il 70%. One minute here, heart rate between 65 and 70%. Occhio che da 100 passiamo a 103, 103, 30 secondi, abbiamo ancora due set di running, poi iniziamo a salire, 2 times in running and then the first man time. Andiamo su pedali. Scendo, torno. Vieni là. Ancora una volta. Bene, andiamo. Trenta secondi. Cercare le 69 pedalate al minuto. 69 RPM. Arriva, abbiamo 30 secondi per entrare sul ritmo. 69. Ok, ci siamo. This is the rhythm. Salita, 12 minutes climb, 12 minutes mountain. Facciamo up and down col cuore. Primo incremento, close a little bit, piccolo. E
andiamo su pedali in running qua. Il tempo di dire se abbiamo abbastanza resistenza, se riusciamo a galleggiare, se no serve di più. Close, chiudo, andiamo, comincio a scalare. Un minuto, one minute. Piano piano cresce in progressione fino all'80%, eh? Piccolo incremento per tenere il cuore lì. Di nuovo in running. Andiamo. Abbiamo aperto la stessa intensità. Mi siedo e chiudo. Close. Stay. Si cresce piano piano. Adesso in sella, lunga lunga, 3 minuti, 3 minutes, only legs, resta qua, eh? Concentrato sul ritmo, 69 pedalate. Lavorano a ritmo di musica.
cadenza. Ormai ci siamo, 65 pedalate giuste giuste. Very easy to follow the rhythm. 65 RPM. Occhio che aumenta ancora. La tendenza. Ready to close. Adesso chiudo. Close a little bit. Vieni con me. Spingo di più. 40 secondi. 40 seconds. 80% e poi 85. First goal 80% and then 85. Vieni là lì. Secondi. Tieni là, tieni là. Dai, quando mi siedo chiudo ancora. Ok, sit down. Chiudo. Mezzo giro. Tieni là. 85. 85. The next goal. Pronti? Andiamo. 85%. 2 minuti. 2 minutes. Falla crescere piano piano. Con me è un recupero attivo in salita.
penserete che non esistono i recuperi in salita, ma quando passi da un 13% a un 7% di pendenza, allora vi garantisco che si sente, si respira. La discesa a 110 pedalate la facciamo tutta in sella. Downhill, hit in the saddle, 5 minutes, 110 RPM. Prendi il ritmo, 110. Dai, dai, dai. Quasi 5 minuti di sella. 70-75%, 70-75% the heart rate. Le mani sono in posizione 2, in posizione 1 oppure in posizione 2 mezzo, chiamiamola una via di mezzo, posizione ciclistica per la nostra discesa. Scende da solo, partiamo da 110 e scaliamo fino a 100. Tienila, tienila.
Buffalo. Heart rate between 70 and 75%. Se serve, chiudo un po', eh. Ovvio che in discesa l'impegno muscolare è quasi pari a zero, quasi, perché comunque anche se le gambe non girano, noi indoor dobbiamo farle girare lo stesso, ma c'è tutto un impegno mentale, l'attenzione a mille, quindi comunque tutto l'apparato è coinvolto perché non possiamo lasciarci andare come vorremmo, causa pericolo di cadere. Perciò concentrati, resta qua, don't lose the rhythm. Siamo già a 107, abbiamo perso 3 giri di pedale. Concentrati, disegna bene quelle curve. Two minutes. Sento 6 pedalate. Ne abbiamo perso un'altra. Vedi il cuore scende, devo chiudere. Close. If your heart rate is going too low, add resistance. Tienila, tienila. Minuto e mezzo, 1 minute and a half. Dai, dai, dai. Ancora un minuto. Siamo quasi al piano strada. Gli ultimi metri di discesa, le ultime curve, gli ultimi tornanti. E poi la strada diventa piatta. The last bends and then the road becomes flat. C'è un traffico, mi sentite che ogni tanto qualche macchina sfreccia, ci supera
che parte via a tutta, come succede davvero sulla strada. Secondi. Dobbiamo allungarlo. 20 seconds. We stay a bit longer in running. 20 secondi andiamo, eh. Sui pedali. Leggero, leggero. Stiamo perdendo velocità. Stiamo arrivando vicino alle 100 pedalate. Andava tutta, eh? We are on a very busy road. Recupera un po' col cuore. C'è un'altra salitina lì davanti, la possiamo già vedere. 2 minuti e iniziamo a salire. 2 minutes and we climb again. Vanno come dei matti. Dai, 30 secondi, un'altra spinta sui pedali. 30 seconds and running again. Si avvicina. 10 secondi. Andiamo su. Scendo. The last one. Salgo. Ormai siamo scesi a 100 pedalate. Now it's 100 RPM. More easier. Continuano a sfrecciare come pazzi su questa strada. Dai, 20 secondi, 20 seconds. Ci leviamo da questo stradone perché avete visto
è pericoloso. Macchine che vanno a tutta, non ci resta che salire. Ok, ready to climb. Di mezzo di nuovo l'andatura, 68 pedalate, 68 RPM. Ok. Cinque minuti. It's only 5 minutes. Recupera più che puoi adesso. Poi fino in cima, non si molla. After recovery, 20 seconds and we start. Non toccare la resistenza, Don't touch the resistance. La teniamo così, anche quando esco sui pedali per adesso. Andiamo, stand up. Facile, facile per ora. Quando mi siedo chiudo. When we sit down, we add resistance. Facciamo 4 incrementi di resistenza. We will add resistance 4 times. Ok, the first one. Mi siedo, close, chiudo. Primo incremento, eh? 20 secondi e ne facciamo un altro. Ready to close again. 2 minuti in sella. 2 minutes in the saddle. Pronto, chiudo. Close again. Stay. Fingo e tiro. Dai, 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 1 minuto e mezzo, 1 minute and a half. Obiettivo 85%. The goal of this mountain, 85% of the maximum rate. Lo prendiamo gradualmente, come sempre. Dai che ci siamo, ancora 1 minuto e poi usciamo sui pedali. 1 minute. Non esagerare adesso. Rimangono 2 incrementi. Noi teniamo da conto per arrivare all'85%. 30 secondi. Dai, 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 don't give up. Non tocco niente, don't touch the tension. Pronti? Andiamo. Il primo tra 10 secondi. Ready to close. 85 the goal. Close one. Chiudo. Bingo. L'ultimo incremento, the last one, close, 30
concentrato. E ci siamo? Ok. Apro. Torno agile. Use legs. Un minuto e mezzo per scendere al 70%. 1 minute and a half. 70%. 100 RPM. Tieni là. Ok, se devo bere abbiamo un minuto, eh. Time for water. C'è ancora tutto il tempo per recuperare, per tornare al 70%. Due set di running che abbiamo finito. Hands position 2, le mani sono in posizione 2. 40 secondi sui pedali, 40 seconds on the pedals in running. Andiamo, sì. Stand up. Un running leggero, a very light running. 20 secondi, 20 seconds. Ok, sit down, mi siedo. Resta qua, recupera. Più che puoi, come prima, abbiamo ancora 40 secondi sui pedali. Recovery. Then again. 40 seconds in running. Arriva. È l'ultimo. The last one. Twenty seconds. Noi siamo quasi arrivati. Davanti alla porta di casa. We are in front of your home. Slow down. Open. Recuperiamo. 3 minuti. 3 minutes for the cool down. In the saddle. Sit down. Relax the upper part of your body. Shoulders, neck, close your eyes, enjoy the rhythm. No resistance at all. Apro quasi tutto, rilasso la parte superiore, dalle spalle, il collo, l'appoggio è davvero leggero sul manubrio, lascio cadere la testa, chiudo gli occhi, faccio solo girare le gambe per 3 minuti e abbasso la frequenza cardiaca. Spirit I gave you, we don't need to speak up.
lasciati pure trascinare le gambe dal volano, è l'unico momento in cui ce lo possiamo permettere. Un minuto e mezzo, 1 minute and a half. Lasciati proprio coccolare, sciogli tutte le tensioni. L'ultimo minuto, the last minute. Se avevo lasciato un filo di resistenza, levo anche quello. Open complete. Slow down the legs. Lascia il ritmo, rallenta pure. Sganciati dal ritmo della musica. Comincia a rallentare. Posso anche staccare le mani dal manubrio. Rallenta, slow down, rallento, fino a fermarle. 3, 2, 1, arrivati. E grazie, anche oggi siamo arrivati in fondo tutti insieme, siete stati bravissimi. Io ho recuperato, penso l'abbiate fatto anche voi. Possiamo fare un po' di stretching. Un bel respiro, a deep breath. Incrocio le dita e spingo verso l'alto. Like a car crash, the wheels are turning, but you're upside down. Svuoto. You say that it's you, you don't mind. E poi dietro, back. Incrocio, tiro verso l'alto. Ok, lascio un pochino le spalle, prima da una parte. E poi dall'altra. Ok, un pochino il collo, due giri da una parte e due dall'altra. Ok, porto le mani sul manubrio, mi sollevo, spingo i talloni verso il basso. Prima da una parte, poi cambio dall'altra. Mi allungo sul manubrio, un pochino la schiena. Ok, rientro. Se volete andare a terra, io rimango qua, eh? Prima un braccio. So close, up with the static and the radio waves. Poi l'altro. Ok, un bel respiro, a deep breath, mi allungo verso l'alto. Vuoto, facciamo l'ultimo nell'last one, a deep breath, inspiro, trattengo, and all together, tutti insieme, fuori, e siamo arrivati. Thank you, see you next time, ciao.